Ci teniamo come parte politica a ringraziare l'assessore e gli uffici del Dipartimento che hanno portato avanti questo importante obiettivo, soprattutto per la disponibilità continua e attenta all'ascolto verso i cittadini e le loro rappresentanze. In questi 5 anni di consigliatura sono stati approvati numerosi atti, delibere, regolamenti, sia di iniziativa consigliare che di giunta, che hanno normato e rinnovato diversi settori delle politiche sociali, che magari non erano stati mai regolamentati o che avevano bisogno di essere rivisti in un'ottica nuova, innovativa, centrata sulla persona, sui bisogni, sulle risorse e sulla rete sociale su cui la persona può contare. Una risposta attenta, diversificata, personalizzata e adattata a vari fattori contestuali ci ha permesso di ampliare in molti casi la platea degli utenti, che hanno potuto così usufruire di servizi a fronte di risparmi per l'amministrazione e quindi un generale efficientamento dei servizi stessi, che allo stesso tempo sono stati in grado di rispondere in modo più adeguato alle necessità dei cittadini. Questa riforma rappresenta un cambio di prospettiva rispetto al ruolo e al valore che vogliamo dare alla popolazione anziana, che torna ad essere protagonista della propria vita e quindi un valore aggiunto per la società. Per questo auspichiamo che questa importante delibera sia votata favorevolmente da tutte le forze politiche presenti. Ringraziamo il consigliere Figliomeni e i colleghi firmatari che hanno contribuito al miglioramento della proposta. Solo 2 parole per dire che non posso fare lo stesso per chi ha condotto il dibattito indirizzandolo verso posizioni personali sterili che non meritano altri miei commenti, in quanto si andrebbe a fare ombra ad un lavoro così importante e valido per la nostra città. Grazie Presidente.